Il Burkina Faso è un paese saheliano che si trova nel cuore dell'Africa occidentale. La sua popolazione, caratterizzata da una grandissima diversità etnica, è di circa 15 milioni di abitanti. Più dell'80% vive nelle campagne ed il restante 20% si concentra principalmente nella capitale, Ouagadougou, o a Bobo-Dioulasso, seconda città per importanza. In Burkina l'economia è legata essenzialmente all'agricoltura e all'allevamento. L'agricoltura è praticata con metodi tradizionali e rimane ad un livello di sussistenza. L'allevamento è di tipo estensivo e transumante. Nonostante le sue piccole dimensioni, il Burkina comprende tre zone climatiche che si differenziano tra loro soprattutto per il livello annuale di precipitazioni. La zona sudano-guineana, caratterizzata da una vegetazione di foresta quasi tropicale, occupa tutto il sud del paese e conosce 5 mesi di pioggia all'anno. La zona sudano-saheliana, al centro del Burkina, con 3-4 mesi di piogge, è costituita principalmente dalla savana alberata. La zona saheliana, infine, con 1-2 mesi di pioggia all'anno, si trova al nord e ha una vegetazione di steppa spinosa. Burkina Faso, come altri paesi della regione saheliana, ha visto nel corso degli ultimi decenni, in particolare dopo la grande siccità degli anni 70, un forte deteriorarsi della situazione climatica, con una riduzione della pluviometria, la diminuzione delle specie vegetali e l'aumento dei fenomeni erosivi. La désertification, c'est une dégradation des terres arides, semi-arides et subhumides. Et qui dit dégradation ne veut pas dire destruction. Dégradation, c'est on voit un ensemble de processus. C'est un phénomène qui va petit à petit, qui évolue petit à petit jusqu'à atteindre une situation de dégradation totale. Si stima che oggi il 30% delle terre in Burkina soffra di una seria degradazione. I contadini sono i primi a fare le spese di questi cambiamenti e le conseguenze si vedono nell'aumento della povertà e della malnutrizione, nell'emigrazione, nel sovrappopolamento delle città e nella disgregazione sociale. Zikan hawa to ton da ragal bus patwin kile wiya usoma tiyam hawa bila be ma min tariyam la muhala ba ya gompo hom do da han tol soma of na yalam la. Negli anni 80, per far fronte a questa situazione, la popolazione venne mobilitata in una grande campagna di protezione ambientale, attraverso quelle che vennero chiamate le tre lotte: contro i fuochi selvaggi, contro il taglio abusivo degli alberi e contro il pascolo incontrollato degli animali, identificate tra le cause principali del degrado delle terre. Inoltre, in ogni villaggio venne creato un boschetto e tutti i burkinabè furono chiamati a piantare un albero per ogni occasione importante della loro vita. Nel 2000 il Burkina ha elaborato un piano di azione nazionale di lotta contro la desertificazione per una gestione integrata e sostenibile delle risorse naturali, allo scopo di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni rurali e semiurbane. Ai ale le wo ben nyaka mi. Bon,
yalo bega yere bi dugma kolo kien ne bega bi tema yoro yoro abi dugma kolo kien oye waka ne be nyimi ka ba bega kyaira si ni yirite ka dugma kolo ne ma mene ka lo abe ya an yere no an ka kya maintenant il y a beaucoup de conflits même des conflits terrains. Il n'y a pas l'année où on ne peut pas avoir mort d'homme à cause du foncier. C'est parce que c'est mal géré. Il y a le problème entre éleveurs et cultivateurs. Il n'y a pas de zone de culture. Donc là où chacun se trouve que son grand-père cultivait, il arrive seulement, il coupe seulement. Il n'y a pas de bonnes jachères qui sont laissées. Les gens se disent, bon, on a toujours la brousse. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette brousse n'existe plus. Voilà, et ça, le désert, vraiment, ce n'est pas que ça avance, mais c'est déjà arrivé. Il y a les causes d'ordre naturel qui sont dues à la baisse de la pluviométrie, aux sécheresses récurrentes. Et il y a aussi les causes dues aux activités humaines. Ces causes sont donc d'ordre technique, à savoir la faiblesse des capacités d'adaptation à certaines activités de production. Il y a aussi les techniques d'utilisation des terres. Et enfin, il y a la croissance démographique qui fait que plus la terre ne produit pas, et comme on n'a pas les moyens de le rendre plus fertile, on ne fait que détruire, créer de nouveaux champs. On cultive les mites, les sorgots, les maïs, mais tout ça vraiment, on voit que ça ne va pas. Avant là, avec maintenant là, ce n'est pas la même chose. Sinon, avant là, quand on cultive là, ça masse. Mais maintenant là, quand on cultive, ça ne va pas.